Buongiorno a tutti, ciao, io sono Fabrizio Silei, volevo ringraziare intanto Ibi e Bill per avermi invitato qui oggi a raccontargli un po' come lavoro e soprattutto quando mi è stato chiesto un titolo per l'intervento di oggi dove c'era questa parola che voi avete già sviscerato ieri per cui avete un po' disinnescato l'intervento anche dalle parole di Silvana, che ringrazio, precedenti, però fino a un certo punto, perché quando io scrivo e quando scelgo le storie da raccontare, quando mi vengono in mente così, e quando incontro gli insegnanti, ho sempre un po' in mente il bambino e l'adolescente che sono stato, no? Forse il trucco degli scrittori per ragazzi è questo, avere uno sviluppo psicoaffettivo fermo dagli 8 ai 15 anni e quindi sapere e questi, che cos'è un bambino, no? Che cos'è un ragazzo? È qualcosa di nuovo, laddove noi non lo siamo più. Non voglio fare quella storia dei bambini andati a male, vabbè, non mi piace molto, però te ne accorgi quando per esempio tiri fuori un vecchio cellulare con una custodia strana, chiami e qualcuno ride o qualcuno dice ah, ma cos'era, una cassetta, un audiocassetta o un cellulare? E poi c'è tutti i ragazzini, i bambini che non ridono affatto e non capiscono proprio cos'è, perché non lo sanno e ci guardano, loro non sanno bene che cosa c'è stato. Sanno molto bene, per un istinto quasi archetipico, forse antropologico, che cos'è giusto e cos'è ingiusto, perché noi ce la possiamo raccontare in vari modi, ma quando io vado a prendere mio figlio in terza elementare e in macchina piange e batte i piedi e mi dice non è giusto perché la maestra fa le preferenze con le femmine, difficile che non ci sia qualcosa di vero, no? In quel che sente un bambino così. Io dico sempre che anche Rosa Parks, il giorno in cui non si alza commettendo una grave illegalità, perché poi, come diceva prima Silvana, c'è questa ambiguità nel parlare di legalità, che allora l'autobus di Rosa non ce lo potremmo mettere se prendiamo la legalità come l'obbedienza. Ma siccome appunto l'obbedienza non è più una virtù, ce l'hanno insegnato, allora è un discorso che dalla legalità si espande alla giustizia. I bambini, anche i ragazzi, hanno molto chiaro cosa è giusto e che cosa è ingiusto, hanno meno chiaro che cosa è accaduto, perché glielo raccontiamo noi e devono decidere se crederci o no. Il primo libro che ho scritto oramai tanti anni fa, Alice nei Belunghi, era un libro in cui una ragazzina di 9 anni aveva un fratello nazischin, simpatizzante, ma anche un trauma familiare, era loro morto il padre da poco, ma aveva anche un vicino di casa sopravvissuto alla Shoah. E entrambi raccontavano una storia, uno raccontava una versione negazionista della storia, l'altro raccontava che i suoi genitori e la sua sorellina erano morti ad Auschwitz e lei, come i nostri figli, come i nostri ragazzi, erano in mezzo e dovevano decidere, Alice doveva decidere a chi dar ragione, doveva andare a cercare per capire da che parte stava la verità o una pseudo verità. Questa è un po' la condizione dei ragazzi quando ci guardano. E è per questo che io ho sempre molti dubbi nei confronti dei progetti sulla legalità, non intesa come la spiegava oggi Silvana qui, ma quella intesa come il proporre un sistema di regole e di valori alternativo a un altro che c'è, ma che non è quello della Repubblica Italiana. Perché è questo che noi facciamo. Quando io vado in una scuola siciliana a parlare di letteratura, di poesia, dei miei libri o di altri libri, poi mi capita a Catania di scendere le scale, i ragazzini che mi hanno ascoltato, due o tre, si affacciano da sopra
e con un odio palpabile, con una cattiveria, un'aggressività palpabile, mi gridano arroso, arroso, che vuol dire frocio, finocchio. Perché se tu ti occupi di letteratura, se tu ti occupi di cultura e sei un maschio, in realtà per noi, per il nostro sistema valoriale, tu sei una signorina. Questo. E allora io dico, vado da loro e gli dico, guarda, devo l'insegnante, no? L'educatore cosa deve fare? Deve dirgli, guarda che non la mafia, non il sistema di valori in cui tu sei bravissimo ad obbedire alla legalità, no? In quel sistema di valori loro obbediscono alla legalità in una maniera straordinaria, perché non fanno, anche perché ci rimettono, spesso la pagano veramente pesante, non fanno niente. Poi però devo anche dirti che se tu passi nel mio sistema di valori, che è quello della Repubblica, dello Stato, hai dei vantaggi, per esempio puoi diventare presidente di cooperativa, mentre bene ti vada nel tuo sistema di valori puoi ritrovarti nascosto in un sottosuolo, magari con i miliardi da qualche parte, no? Sapendo che quando suonano il campanello non sai mai se sono venuti a prendere un ordine o a spararti in testa, neanche il tuo migliore amico, non ti puoi fidare di nessuno, no? Non deve essere semplice vivere così. Però nel mio sistema di legalità il lavoro per tuo padre non c'è. Nel tuo sistema di illegalità c'è, nel mio non c'è. Allora, se noi non vogliamo essere retorici, cioè essere persone che vanno in giro non più a portare il pensiero sulle cose, ma a portare delle scatole vuote che hanno invece bisogno di essere riempite, ma per riempirle ci vuole quello che state facendo oggi voi, no? Lo studio, l'intelligenza, l'approfondimento, la ricerca. Faccio un esempio che apparentemente non c'entra, invece c'entra molto: la giornata della memoria. Si può fare in tanti modi, no? Si può fare in dei modi sensati, e il modo sensato secondo me è quello di costruire, inventarsi delle attività attraverso i mezzi che conosciamo e che sono poi i mezzi dell'educare a tutte le latitudini della terra in ogni tempo, no? Quali sono? Le storie e il gioco. Noi, l'uomo non impara in altra maniera. L'altra cosa è l'esempio. Noi sappiamo che più delle parole nell'educazione conta l'esempio. E noi possiamo andare a costruire dei percorsi, come fa questa guida che mi ha regalato Silvana, in cui le storie possono portarci a mettersi nei panni di, a chiedersi che cosa avrei fatto io. Io a un certo punto della mia corriera, perché chiamarla carriera mi pare troppo, qualcuno mi ha detto, ma in tutti i tuoi libri c'è una domanda. La domanda è, che si pone al lettore, è che cosa avresti fatto tu al posto di Rosa, che cosa avresti fatto tu al posto di Bernardo, che cosa avresti fatto tu al posto di Katia. Io non me ne ero accorto, non è che la metti apposta, perché se la metti apposta non funziona. Però noi dobbiamo essere in grado di dimostrare a questi ragazzi che la Shoah, in quanto loro esseri umani, li riguarda anche se è passato più di 60 anni da allora. È chiaro che se io invece vado lì a dire, allora ragazzi stiamo tutti tristi oggi, siamo tutti tristi perché il 27 gennaio si guarda Schindler List. Se qualcuno ride, fuori. Perché, professoressa, facciamo questa cosa perché non accada mai più, ricordare per non dimenticare, perché non accada mai più. Cioè questa roba qua la sa fare il parroco quando fa il discorso, la sa fare l'ultimo assessore, proprio quello più, che magari non... Lo sanno fare tutti di ricordare per non dimenticare, ma la scuola non può essere soltanto il luogo della celebrazione del lutto e della memoria, perché se la Shoah diventa religione della memoria, allora c'entra, vai fuori perché tu hai riso, senza capire che il ridere è una reazione naturale e proporzionata all'orrore, perché nel momento in cui io rido
quando io vedo cadere la persona nelle comiche, o anche voi se vedete cadere me adesso, c'è un attimo in cui ridete, e ha riso, l'attimo dopo mi soccorrete, ma nell'attimo in cui ridete, voi non siete più umani, no? Voi siete Dio, e questa cosa non vi riguarda, l'allontanate, come se per un attimo non poteste cadere voi, no? Ma solo io cado. Poi vi ricordate che anche voi siete esseri umani e venite a soccorrermi. E nel ragazzino che ride c'è questo. Per questo nella scuola di Barbiana, e anche nella, nonostante ci fosse un prete dalla parte di là della cattedra, non poteva esistere nel momento del pensiero, del ragionamento, l'indignazione. Perché io non posso dire, ragazzi, adesso ditemi la vostra opinione, riflettiamo su questo, facciamo un role playing etico, chi salviamo sul Titanic, lo salviamo il cieco? E quando la ragazzina dice no, tanto quello è cieco, quello salviamo a fa? Io non è che posso dire, ma cosa sto dicendo? Io devo lasciargli esprimere il suo pensiero, perché siamo in una dimensione di dialettica e di comprensione, siamo in Danilo Dolci, siamo in Don Lorenzo Milani, siamo in un certo Mario Lodi, non siamo nella scuola, nella giornata di celebrazione del dolore. La scuola può fare anche questo, magari il 27 gennaio, tutti gli altri giorni di scuola deve provare a capire, provare a capire le dinamiche e anche a far capire che quella cosa successa così tanto tempo fa ci riguarda. E qui ecco il nostro vero problema, è la coerenza, no? Per citare un vecchio film, i bambini ci guardano, che cosa significa? Significa che Juncker fa un bellissimo discorso sulla legalità, decidendo che la Grecia deve pagare fino all'ultimo euro per il suo debito, poi mi dà il doppio del PIL della Grecia alle banche che hanno in qualche modo sprecato i soldi dando benefit ai dirigenti e cose, poi si scopre che lui spiava le persone come presidente del suo paese e che faceva il paradiso fiscale nel suo paese, no? Noi siamo di fronte come adulti a questa incongruenza, no? Per cui qui facciamo un progetto, ce ne sono tanti altri, no? Lo Stato che non arriva dove noi desidereremo che arrivasse. L'altro giorno leggevo di questo imprenditore che gestiva i rifiuti e che ha accumulato 5-6 milioni di debito con lo Stato e poi lo hanno fatto fallire e adesso gli pignorano tutto, no? Perché nonostante lui si sentisse in qualche modo protetto dallo Stato. Allora, questa è la vera nostra difficoltà nell'andare a proporre degli esempi di legalità, cioè nell'andare a proporre l'adesione alla Repubblica Italiana, alle leggi, è che noi viviamo in un mondo estremamente morbido da questo punto di vista, no? Dove il vostro dentista non vi fa la fattura, risparmiamo l'IVA, dove ad ogni angolo, cioè pensiamo Telecom Italia, per fare, non c'è mica un'amica sponsor Silvana della manifestazione, Team, no, vero? Team, Vodafone si sono inventati una fattura in più, adesso paghiamo ogni 28 giorni, questo vuol dire che paghiamo 13 mesi di telefono invece che 12, il garante per il consumatore ha fatto una multa di 1,5 milioni di euro, loro hanno detto, vabbè che ce ne frega, guadagniamo 1 miliardo, se tu in più, se tu non puoi fare più di 1,5 milioni di multa, noi continuiamo a farlo, non hanno detto, ah però questa multa significa che quel che noi stiamo facendo è considerato ingiusto e quindi siccome è ingiusto allora smetteremo comunque di farlo, no, siccome la sanzione non è proporzionale, laddove non c'è sanzione io posso farlo, allora si torna all'oggetto nel supermercato che dice tu puoi rubare questo oggetto, nessuno ti dirà niente, però sappi che se lo prendi lo hai rubato, no? Questo è un progetto che avevo io con Cotto. Quante sono le persone che
che lo prendono perché tanto non verranno punite e quante sono le persone che invece non lo prendono perché non è giusto rubare. Questo è il tipo di dialettica che si crea poi nelle classi discutendo con i ragazzi. Cioè, vale a dire, se legalità viene dall'essa, dalla legge, no? Però ha una radice, voi sapete che è difficilissima questa cosa delle radici perché tutte le lingue, il latino e il greco vengono dal sanscrito, per cui quando si va a vedere i dizionari etimologici, per esempio, legalità viene anche dal legare, però, secondo alcuni, no? Dal legge e dal legare. Legare alla legge, che vuol dire in qualche modo contenere l'ego, il piacere, il voler fare quello che si vuole, no? In questo noi siamo molto bravi in italiano, no? Senza limiti. Io vengo nel mondo, bambino, e vorrei fare tutto, vorrei poter fare tutto. Le proibizioni, le regole che mi vengono proposte, pian piano mi convincono, mi creano quello che secondo Freud era superiore e che mi controlla addirittura dall'interno, no? Sono andato mesi fa da Franco Lorenzoni alla sua piccola scuola di Giove, dal maestro Franco Lorenzoni. C'erano questi bambini che correvano dal soffitto dove fanno teatro all'aula, con i calzini perché fanno teatro su e cosa. Ah, Franco, non andiamo. Quando poi abbiamo fatto la presentazione del libro di Roberta sulla poesia, io ho detto: questi bambini erano scatenati, meravigliosamente scatenati, che vuol dire. Recuperare il pensiero significa proprio recuperare il senso delle parole, no? Privi di catene, laddove stare nella legalità significa sottoporsi invece a dei legami, a delle catene, il che dovrebbe, come dire, generare un vantaggio per tutti, perché questi legami della legalità sono anche legami sociali, sono anche creazione di comunità. Io ho scritto questo libro quest'anno per i più piccoli, che è assolutamente lo stesso libro del maestro, che, diciamo così, ironizza su una scuola che insegna l'egoismo e la competizione e che spezza i legami, dove ai ragazzini troppo buoni, in questo caso, un ragazzino troppo buono che i genitori egoisti avidi hanno chiamato primo, che hanno mandato in questa scuola perché gli venisse insegnata la competizione, la cattiveria e l'egoismo. È una grande, come dire, grottesca metafora. Quando parlo agli insegnanti dico scherzando, sono una scuola come la nostra. Okay. Loro mi dicono, ma no, insomma, no. Allora io chiedo a un ragazzino, quanto hai a matematica? E mi dice, 8. C'è qualcuno in classe tua che ha un brutto voto? Sì. Ti riguarda? No. Dove è finita la scuola di Don Lorenzo Milani, dove non si andava avanti fino a che tutti non avevano capito, i più grandi si facevano maestri dei più piccoli. Cioè, noi stiamo dicendo ai nostri ragazzi che si vince da soli, il che è un peccato fondante, perché una società che dice ai propri ragazzi che si vince da soli è una società decadente. È una società che spezza i legami anziché costruirli. Questo è una parte del problema. L'altra parte, che è la difficoltà, la necessità di trovare storie sensate oggi, come state cercando qua, sta nel fatto che noi siamo la prima società della storia dell'umanità che presenta ai figli e che ha in sé un'idea di futuro come minaccia. Se voi ci pensate, guardate le generazioni prima, verrà la dittatura del proletariato, verrà la rivoluzione e staremo meglio, verrà un positivismo scientifico che debellerà tutte le malattie e avremo una società migliore dove l'uomo non dovrà più lavorare perché ci saranno le macchine. Verrà la libertà dei costumi, gli anni 70, al 68, verrà, noi stiamo dicendo a questi ragazzi il pianeta non regge più l'inquinamento e il numero di persone che ci sono sopra,
voi non troverete lavoro. Pensate a cosa vuol dire. Io ho scritto adesso un libro che si chiama un albo, Il lavoro di papà, perché parlando con i bambini che vengono al mio atelier mi rendo conto che questi bambini, a differenza di molti di noi che sono vissuti in un momento di crescita, per cui hanno visto una macchina nuova del papà, si cambia casa, il papà cambia lavoro, gli anni 70, gli anni 80, stanno vivendo in un momento in cui non si parla altro che di crisi e di papà che perdono il lavoro, cose in me, dopo averli abituati a un consumismo straordinario, fra l'altro. Vi immaginate cosa significa crescere con questo? Allora, un educatore è colui il quale dovrebbe andare da un ragazzino che sta fumando uno spinello sulla panchina e dirgli: no, guarda, per te non c'è futuro e non c'è neanche lavoro e probabilmente finirà il mondo domani l'altro, perché hai visto com'è con gli acciai, queste cose qua. E in più, se poi salvati da solo e tirano in tasca tutti gli altri, però vieni dentro, studia, dai, preparati, che abbiamo un futuro da realizzare insieme. Ma stiamo scherzando? Cioè, ma abbiamo perso il senso, abbiamo perso la ragione, no? Perché va bene essere pessimisti, signori miei, ma non possiamo essere... Fortunatamente loro si ribellano. Loro si ribellano perché il mondo è sempre nuovo per ciascuno. E quando io faccio un discorso pessimista in casa, mio figlio mi dice: ma dai, oh, ma che vuoi? Quando gli dico: stai troppo al computer, mi dice: io parlo perfettamente inglese grazie al computer e tu no. Perché non avevi il computer? Quindi, quando... Fatemi cosa me lo segnato? Perché mi avete scombussolato con... Quando io poi vado dagli insegnanti italiani, a un certo punto faccio un role playing, così chiedo: secondo voi, se io vado in una scuola, magari mi invitate perché ho scritto L'autobus di rosa o perché ho scritto Più veloce dei sogni, la storia di Wilmar Adolf, che secondo me è una storia da raccontare, ragazzi, perché è meravigliosa, no? Proprio in sé, non perché l'ho scritta io. E quindi mi invitate pensando che io non sia razzista. Invece io arrivo e comincio a fare dei discorsi discriminatori, razzisti. Allora, secondo voi è più grave se uno scrittore che pubblica tanti libri così fa un classe dei discorsi razzisti o se li fa un insegnante? E qui ci sono varie opinioni, di solito. Alcuni mi dicono: vogliamo provare? Qui secondo voi per chi è più grave l'insegnante? Per chi è più grave l'autore? Vedi che siete preparati. E perché sì? Per quale motivo? Perché l'autore povero è... No, non lo so. No, non lo so. Perché? No, perché... Allora, mi dicono perché l'autore viene un giorno, viene due. Come ti chiami? Elena Daniele. Secondo me è grave perché l'insegnante è un modello, quindi non è solo un punto di vista per l'alunno, ma noi diciamo sempre, quando scherziamo con le mamme, no? Quello che dice la maestra è verbo. Cioè, quindi se il bambino torna a casa e la mamma prova a contraddire quello che dice la maestra, non c'è storia, non può. Quindi invece un autore si presenta come una persona che ha un'opinione e quindi il bambino può farsi una scelta. Dice: vabbè, questo autore la pensa così, quest'altro la pensa in un altro modo. Ma l'insegnante no, è un modello. Io penso così, poi non so se per voi lo stesso. Va bene, perché c'è una risposta sola. Lei dice perché l'insegnante è un modello. Alcuni mi dicono perché l'insegnante ci sta tutto l'anno, tu poche ore. E allora io devo andare avanti, no, nel ragionamento per dire... quali altri motivi ci sono per cui secondo voi è più grave l'insegnante? E qualcuno tira fuori un altro motivo, fra l'altro quello che tu dici purtroppo non è più vero, perché sappiamo che si è rotta l'alleanza educativa fra gli adulti e gli educatori, no? Per cui i genitori si identificano col bambino e se gli dai un brutto voto ti denunciano. Non è più come mio padre che mi diceva: da che parte da lo schiaffo? Non perché mio padre non capisse che l'insegnante poteva essere limitato a volte, no? Poteva essere anche addirittura fazioso, ma non avrebbe mai dato ragione a me.
per il semplice fatto che lui stava dall'altra parte con l'insegnante, lui era un adulto educatore. Adesso l'insegnante va a ballare, l'adulto va a ballare col figlio e denuncia. È così, un'altra difficoltà dell'educare oggi. Allora io mi tocca fare un altro esempio. Poco tempo, quindi lo devo fare veloce perché voglio farvi vedere i libri. L'esempio è, ma se siamo qui a parlare io e lei, insegnante, no? Come ti chiami? Sabrina. Sabrina, entra un genitore arrabbiato nella scuola, mi dà uno schiaffo, io cerco di difendere l'insegnante e mi dà uno schiaffo, oppure lo dà a Sabrina. Qual è più grave? Se lo dà a Sabrina o se lo dà a me? No, è grave uguale, è lo stesso. Ecco, la risposta è... È grave uguale. Allora, sentite cosa mi tocca fare adesso. Nell'altro caso. Se io e Sabrina siamo fuori, stiamo attraversando la strada, arriva una persona e mi dà uno schiaffo, è più grave se lo dà a me o a Sabrina? È grave. È grave uguale, come ti chiami? Elisa. Elisa. Se io dico... Però lì c'è anche un vigile urbano, arriva un insegnante, un genitore, qualcuno, dà uno schiaffo a me oppure lo dà al vigile urbano, qual è più grave? È grave uguale? Allora il giudice dove gli dà più sanzione? Se ha dato uno schiaffo al vigile urbano o a me? Al vigile urbano. Perché? Perché? E l'insegnante che cos'è? Noi. E perché non ve lo ricordate mai? Perché non ve lo ricordate mai? Perché noi non abbiamo il senso di essere lo Stato. Cioè, esatto. La risposta alla mia domanda è, quando l'autore viene qui e fa un discorso razzista, è uno di passaggio, uno qualunque. Quando lo fa l'insegnante non è solo il punto di riferimento, è lo Stato che diventa razzista, no? In Francia questa cosa ce l'hanno, secondo me, chiarissima, no? Perché hanno un senso dell'istituzione dello Stato. Io tutte le volte devo fare tutto sto giro per come fa con i ragazzi, perché recuperare il pensiero significa questo. Non significa darvi la risposta, significa farvi la domanda, farvi pensare, e questa cosa qua voi non ve la dimenticate più, perché l'avete, tra virgolette, vissuta, no? Provata a dire. Allora anche le storie dovrebbero fare questo. Ma per fare questo le storie hanno bisogno di rischiare. Perché? La differenza qual è? Se io non rischio, infatti le storie così che rischiano sono storie a rischio. Ecco il senso del titolo del mio intervento. Perché per un editore, quando una storia diventa troppo forte, quando vai troppo sul limite del precipizio, per far provare al lettore la vertigine che dipende da una scelta, allora ci può essere qualcuno che ha paura e che ti dice, eh no, tu stai andando troppo oltre. Ma guardate che non esiste benedizione senza ferita. Questo vuol dire. Questo vuol dire, lo dice benissimo un economista e un filosofo, si chiama Luigino Bruni, un economista del sociale, cita questa bellissima parte della Bibbia, questa, chiamiamola parabola biblica, dove c'è Giacobbe e l'angelo. C'è Giacobbe e l'angelo che lottano, c'è anche dei quadri che lo mostrano, la lotta fra Giacobbe e l'angelo. E questa è la condizione umana. Giacobbe si afferra all'angelo e gli dice, benedicimi, benedicimi, e l'angelo, siccome sta per sorgere il sole, tipo vampiro, no? Deve andare via prima che sorga il sole, e dice, lasciami, lasciami, lasciami le vesti. Ma Giacobbe si afferra ancora più saldamente e alla fine dice, benedicimi, no, lasciami, benedicimi. Vede il sole, sta per salire, da un calcione in una gamba e gliela rompe. Ma Giacobbe, anche con la gamba rotta, con questa grande ferita, questo grande dolore, non molla, si afferra ancora di più alle vesti dell'angelo, alla fine questo gli dice, va bene, io ti benedico. Ecco, la comunicazione vera, quella che arriva in profondità, non c'è mai benedizione senza ferita o senza il rischio della ferita. Facebook c'ha solo il mi piace. Che bello, mi hanno detto 100 mi piace, ma sa di poco, perché hanno tolto
il rischio della ferita, mentre nella relazione in presenza io dico una cosa a lei, magari anche una cosa buona, però c'è sempre il rischio che lei la interpreti come una cosa cattiva. Però se però invece la interpretavano, beh, una bella benedizione, no? Che lei ci siamo capiti. Però abbiamo sfiorato la ferita e forse anche un pochino c'è stata. Questa è la condizione, la difficoltà della comunicazione umana. E anche nei libri è così. Quando qualcuno mi ha detto che bel complimento mi è stato fatto, da una mamma fra l'altro, mi ha detto, ma io ho letto anch'io i suoi libri. Ma secondo me i suoi libri sono pericolosi. Dico, ma perché? Perché Alice Nipelunghi, lei per, come dire, in qualche modo far capire che i negazionisti sbagliano, però racconta tutti i negazionisti, spiega tutto, e se uno invece aderisce? Hai ragione. Allora io dovrei fare una predica. Perché se Don Lorenzo Milani avesse detto, pensate alla dialettica che entra nel pensiero, no? Che poi la storia, avesse detto, perché i ragazzini poveri, già sono poveri, non hanno libri in casa, non hanno possibilità, i genitori non sanno leggere, e poi vanno a scuola dove li bocciano, questo non va assolutamente bene. Tutti avremmo detto, grazie priore, bella predica, è vero, sì sì, bravo, fine. Invece lui dice, o la scuola continuerà ad essere un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Aspetta, che vuol dire? Ospedale? Che storia è questa? Un ospedale? Allora io mi immagino quello che arriva alla gamba rotta all'ospedale, pronto soccorso, e dice, sono la gamba rotta. No, mi spiace, vada pure perché guarda che schifo, fra l'altro tutto il sangue. Mentre poi arriva lei in perfetta salute e dico, ah, vieni, facciamo un massaggio così stai ancora meglio. Uno ha questo film in testa, il ragazzino che ascolta, noi che leggiamo, e dopo capiamo. Capiamo però con una profondità diversa che passa attraverso la metafora, anzi in questo caso il paragone, scusate, cioè il maestro, della storia. E allora io ho bisogno nelle mie storie, per esempio qui a un certo punto Katia viaggia leggera, la storia, molto veloce, molto filmica, non ho mostrato troppo i muscoli da scrittore, mi interessava arrivare all'adolescente in un certo modo fresco, diciamo così. È la storia di una mamma e una figlia, il padre se n'è andato e loro girano l'Italia perché la madre cambia sempre lavoro, il posto di lavoro lo perde quasi sempre perché non riesce a tenerlo, e lei, piccolina Kate, deve cambiare, una regola adolescente, scuola continuamente, tanto che alla fine non vuole più fare neanche amicizia, perché sa che ogni volta è un lutto, un piccolo dolore. Ma a un certo punto, lungo la loro strada, incontrano Vincenzo, che sembra un uomo d'affari di successo, in realtà è un truffatore che le coinvolge nei loro traffici. Improvvisamente loro che non avevano niente possono avere tutto, però, come dire, il livello del videogame si alza sempre. La domanda che mi accorgo dopo di aver messo dentro è: veramente il fine giustifica il mezzo o c'è un limite? E quando per te che leggi interviene questo limite? Quanto tu andresti avanti, perché lei sta andando avanti, e quando è che lei non è più in grado di andare avanti? Guarda caso, anche questo me ne rendo conto dopo, quando si ricreano intorno a lei i legami sociali, gli amici, il fidanzato, perché è molto più facile essere degli spietati nazisti da soli che con la società intorno che ti guarda, no? Con un gruppo di amici che ti giudica meno che non siano naturalmente come te. Ve ne leggo un pezzettino per farvi capire il rischio. Man mano che il racconto procedeva, io e mamma ci gettavamo degli occhiati. Non sapevo più cosa pensare, cosa provare.
Come me, non aveva avuto un vero padre da ragazzo, come noi aveva dovuto arrangiarsi. Eppure quel racconto era la confessione di ciò che era. Non che non l'avessimo intuito già, ma dircelo così. La sua vita mi commuoveva, mi faceva tenerezza e paura allo stesso tempo, l'ambiguità. Mamma l'abbracciò baciandolo sulla guancia, forse nella speranza che la sua storia avesse un lieto fine. «E che studi facesti?» domandò. «Niente, non mantenni la promessa. Avevo i miei da mantenere, il suo assassino da vendicare e nient'altro in testa. Avevo imparato quello che c'era da imparare perché Peppino mi aveva già insegnato tutto. E lo vendicasti?» Ignorò la mia domanda, non osai ripeterla né chiedere altro. «Era un truffatore?» chiese mia madre. «Era un signore», replicò secco Vincenzo, distogliendo lo sguardo dal cielo per la prima volta, e ci guardò con commiserazione, con rabbia. I suoi occhi erano lucidi, quasi febbricitanti, come non li avevo mai visti. «Era l'unico a cui si è mai importato qualcosa di me», mormorò melodrammatico. Sentii i brividi. Lo stomaco mi gorgogliava, non sapevo neanche io se per la fame o per l'angoscia di vederlo lì, così ostile e solo. «Scusa», disse mamma, «non intendevo. Voi cosa avreste fatto al mio posto?» La incalzò Vincenzo. «Avevo due fratelli da mantenere, mia madre. Tu non faresti forse qualsiasi cosa per dare a Katia quello di cui ha bisogno? E tu?» disse rivolto a me. «Per una madre, per darle da mangiare e da vestire. C'è qualcosa che non faresti per lei?» Sapevo che erano domande retoriche, quelle a cui non importa rispondere. Ma lo stesso abbassai la testa. «Pensate che io sia un truffatore, vero?» ci disse. «Vi ho deluso, poverine. Pensate che al mondo ci siano onesti e truffatori, cattivi e buoni, come in una fiaba?» Lo guardammo senza capire. «E invece, signorina, non è affatto così. Questo mondo è uno schifo. Dovunque ti volti c'è qualcuno che ti truffa.» Era aggressivo adesso, arrabbiato. Sembrava che ci odiasse, che improvvisamente, come pentito di aversi raccontato di lui o incattivito dal nostro possibile giudizio, volesse annientarci con le parole, darci delle stupide. «Se fossi stato un imprenditore con un capannone pieno di operai cinesi non avreste detto niente, vero?» Ma così si alzò, continuando a parlare e gesticolando di fronte a noi. Io e mamma ci raggomitolammo sulla panchina ascoltandolo e senza vederci ci abbracciammo strette. «Ma perché dici così? Perché te la prendi tanto?» chiese mamma. La ignorò seguitando. «Voi siete persone oneste, giusto?» «Certo», disse lei improvvisamente risoluta. «E infatti non avete nulla, neanche gli occhi per piangere. Ma che c'entra questo adesso? Perché dici che...» «Semplicemente perché è troppo facile giudicare gli altri quando non si vede nulla e se hanno le fette di prosciutto sugli occhi. Bisogna che ve le togliate prima di andare a fondo. Vabbè, visto che invece tu vedi tutto, va avanti, sentiamo. Dove vuoi arrivare?» disse mamma sciogliendosi dal mio braccio e alzandosi in piedi di fronte a lui come per sfidarlo. «Ok», ribatté lui calmandosi. La piazza marmorea alle nostre spalle, già illuminata dalla luce bianca dei riflettori, era un ring metafisico. «Limitiamoci alla giornata di oggi. Vediamo cosa avreste dovuto vedere che invece non avete visto proprio per niente. Le lenzuola dell'hotel non erano state cambiate, solo scosse. Ho aperto tutto il letto e c'erano delle briciole sul fondo. Il flaconcino dello shampoo non era sigillato, ma era stato riempito con un altro avanzo e richiuso a mano. La ragazza delle pulizie non ha un contratto regolare e per questo lavora senza camice, perché possa dire, in caso di controllo, di essere una cliente. Il tipo dell'hotel non mi ha fatto la ricevuta. Qui sarei voluta intervenire per dirgli che in realtà lui non aveva proprio pagato, ma ha deciso di lasciar perdere. Il cameriere a pranzo riempiva le bottiglie d'acqua minerale ammezzate. Il pesce fresco era surgelato, di certo. Il pane recuperato dai cestini iniziati. Nel retro i lavapiatti, forse lo stesso cameriere, non erano assicurati. Al tavolo di fronte a noi c'erano due politicanti, forse parlamentari, che parlavano d'affari. Non solo hanno stipendio, vitalizi, spese, rimborsate, eccetera, ma di certo fanno anche altri affari e prendono tangenti. Hanno 6.000 euro per pagare un assistente e gli danno 500 euro in nero. Loro, quelli che ci rappresentano, gli onorevoli. Ma continuiamo. Le tue scarpe bellissime, Katia, le fanno in Bangladesh, dei bambini come te. Costano massimo 55 euro e le rivendono a 200. Quando abbiamo fatto benzina, il benzinaio ha fatto finta di cambiare l'olio a una signora. In realtà è uscito dal suo chiosco con la lattina già aperta e il beccuccio infilato. Mi vengo a un colpo se ce ne ha messo più di un cucchiaio, facendole pagare l'intero litro.
ma tanto ho sentito i suoi discorsi, quello lo sistemo io. Basta così o devo andare avanti? Rimanemmo sbalordite. Mamma lasciò cadere le braccia. Wow, disse, davvero impressionata. Non ti sfuggi nulla. Sì, lo so, iniziò a dire mamma conciliante, ma lui la fece tacere rabbioso. Invece non sai niente, te l'ho appena dimostrato, le urlò scuotendola per le spalle. Se tu lo sapessi, ti faresti furba e non saresti qui a far morire di fame tua figlia. Allora, questa è una parte in cui quasi mi convincono. Ok? E quindi, come convinco voi, il rischio è quello che si convinca anche il ragazzino che legge, no? Cioè che a un certo punto del libro lui dica, vabbè, ma Vincenzo c'ha ragione, ma il mondo è così, tutti rubano, tutti rubano, e quindi chi se ne frega? In realtà poi il libro va avanti e il percorso che fa il lettore è un altro. Ma se quel percorso arriva, perché quel percorso sia autentico e alla fine la scelta di Katia sia in qualche modo condivisa e sposata dal lettore, bisogna arrivare fino in fondo, bisogna rischiare che un lettore, due, tre, su 100 diventi negazionista o vada a giro un mese della sua vita pensando che sia tanto tutto il mondo truffa. Questo semplicemente perché se noi non rischiamo la ferita non può esserci la benedizione. E negli ultimi 5 minuti che ho invece vorrei parlare degli eroi, perché gli eroi a me mi stanno qua, visto che sono a fare una voce, mi stanno qua per due motivi. L'altro giorno un responsabile del MIUR per Liber mi ha fatto un'intervista sul maestro e mi ha detto, secondo lei ci vorrebbe un altro Don Lorenzo Milani adesso, oggi? Ho detto no, speriamo di no. Basta con i Don Lorenzo Milani, il Peppino Impastato, i Falcone, il Borsellino, che prima li trattiamo, li abbandoniamo, li lasciamo soli e li copriamo di carta. E poi dopo, quando ce li hanno ammazzati, li recuperiamo, facciamo libri, e Don Lorenzo Milani stesso così, no? Io sogno un paese normale in cui non c'è Don Lorenzo Milani, ma ci sono tanti insegnanti preparati che come voi oggi fanno formazione, si aggiornano, si scambiano le esperienze, le buone pratiche, leggono i libri invece di non leggerli, e una società che va avanti, no? Senza bisogno degli eroi, no? Povera il mondo che ha bisogno di eroi. E anche quando si raccontano ai ragazzini gli eroi bisogna stare un po' attenti. Io quando mi hanno proposto di scrivere Wilmar Adolf una biografia, ho detto ma che storia è questa, scusate, una bambina poliomelitica povera afroamericana che vince 3 olimpiadi, 3 medaglie d'oro alle olimpiadi di Londra del 60, che cosa gli vado a dire ai ragazzini? Magari a uno sulla sedia a rotelle, impegnati che vinci le medaglie a Roma, no? Allora ho cercato dentro la storia qualcosa che valesse la pena essere raccontato. È una storia bellissima, piena di miracoli, di grande impegno, ma è soprattutto una storia che anticipa di 3 anni il sogno di Martin Luther King, perché quando Wilma torna a casa, il governatore segregazionista e razzista, naturalmente la vorrebbe per fare la cerimonia, per fare Wilma Day, lei gli dice sì, io lo faccio, però si mangia tutti insieme, si fa tutti insieme, bianchi e neri, senza discriminazione. Ecco, questo mi interessa. Allora io ti racconto tutta la storia perché c'è una parte che ha un senso da raccontare, no? Quando io racconto Rosa Parks, devo chiedermi che cosa dico ai ragazzini. Voi dovete essere tutti Rosa Parks? Ma io devo essere onesto con me stesso e chiedermi, io sarei stato Rosa Parks nell'America degli anni 50? La risposta è statistica, no. Io mi sarei alzato e avrei ceduto il posto come tutti gli altri, perché se lo facevano tutti e solo una ha fatto quel che ha fatto, perché io dovevo essere proprio quell'una?
Poi è facile dirlo da qua, con la nostra cultura, i nostri libri, i progetti che facciamo. Pensiamo in quel clima culturale. E allora, siccome io so che sulle biografie del Risorgimento sono andati a morire ragazzi volontari nella Prima Guerra Mondiale, che le lapidi che c'è anche al mio paese, dove si racconta del ragazzino che viene colpito a un braccio e continua a correre verso la linea nemica, poi una granata gli porta via la testa, ma lui continua a correre verso la linea nemica, e poi una mitragliatrice, e lui continua, veramente grottesche, no? E che leggevano i contadini del mio paese, dicevano: oh, beh, un eroe, visto che è diventato famoso, andiamo anche noi. E sul famoso è successo, e queste cose, noi stiamo costruendo l'infelicità futura dei nostri figli, su questi concetti. Perché, come dice qualcuno a proposito delle parole, questo riferiva Silvana prima, le idee che non sappiamo di possedere ci posseggono. Non sono quelle che sappiamo di possedere, sono quelle che non sappiamo di possedere. A questo proposito, c'è un libro bellissimo su cui io sto scrivendo una cosa che si chiama LT, la lingua del Terzo Reich, della Giuntina, di un filologo che in un diario racconta come cambia la lingua man mano che progredisce la dittatura hitleriana, un filologo tra l'altro ebreo, che è Victor Klemperer, che è un libro che ti fa capire veramente come noi siamo le nostre parole. Noi possiamo pensare, Don Lorenzo Milani questo lo sapeva, solo se abbiamo le parole, ma a secondo delle parole che abbiamo possiamo ragionare su alcune cose e non ragionare su altre, no? Noi non possiamo ragionare di neve con un eschimese, perché lui ha 300 modi per dire neve, diceva Wittgenstein, e noi ne abbiamo due, anzi forse uno, e quindi non ci capiremmo mai. Allora io, invece di raccontare solo la storia di Rosa, di dare un messaggio che è sì Rosa, che mi pare francamente folle, cerco, e ho finito, no? Un punto di vista laterale, e racconto anche la storia di un nonno che era su quell'autobus e che si è alzato e ha ceduto il posto. E quando mi chiedono: ma lei è Rosa? No, io sono il nonno. Sperando di avere come nonno un altro tipo di coraggio, di essere in qualche altro modo eroico, il coraggio della memoria, cioè di prendere il nipote e portarlo a vedere l'autobus di Rosa, e un coraggio straordinario che è quello che spesso noi adulti non abbiamo, di chiedere scusa a un bambino, di dirgli: guarda, se fosse stato per me, noi in questo bar a prendere il gelato non ci saremmo potuti entrare, perché io quella sera mi alzai, no? Se ci siamo è per quella donna che hai visto nella foto là dentro. Tieni gli occhi aperti, c'è un autobus che passa, eccetera, eccetera, no? Allora, secondo me cosa bisogna recuperare e portare nelle storie che scegliamo per i nostri ragazzi e per noi? Questo, cioè, scrollarsi di dosso questa eccessiva, a volte veramente, preoccupazione per il politico di correct, questa passione sviscerata che abbiamo per il buonismo, e capire che tanto più una storia è estrema e ti porta sul limite, tanto più, specialmente per i ragazzi, è coinvolgente e pone domande e ti pone in discussione. E poi bisogna avere una grande fiducia nei propri lettori, perché sono bravi, intelligenti, migliori di noi come persone, perché i nostri figli ci educano, noi educhiamo loro, tentiamo, ma loro educano noi. In questa maniera possiamo avere da una parte dei libri migliori, non voglio dire dei grandi libri, però dei libri migliori, e dall'altra usare le storie come vanno adoperate, no? Per accendere il fuoco, sedersi, ridare senso al mondo e forse, so che sono un po' patetico in questo, ma un po' cambiarlo. Grazie.